gruppo di un weekend di luglio. Le parole d'ordine sono quelle di sempre: inclusione e accoglienza, dialogo e ascolto, condivisione e riflessioni. Il tutto all'insegna dello sport, della musica e dell'ambiente. Nei giorni del mondiale di calcio russo fanno ancora più simpatia i mondiali antirazzisti, appuntamento ormai tradizionale nell'estate della WISP, 22esima edizione, ottava di fila nel parco di Bosco Albergati, a Castelfranco nel Modenese. Giocare per credere, credere soprattutto nel valore dello sport come veicolo di aggregazione e contro ogni discriminazione, non soltanto razziale. Il videomessaggio di Mario Balotelli, la presenza come ogni anno dell'Asso Calciatori con una propria squadra, l'arrivo di formazioni di rifugiati da ogni angolo d'Europa hanno dato ai mondiali antirazzisti il senso più vero di una rassegna che va molto al di là dello sport. Sul campo trofei per la squadra dell'Angolo, una comunità di recupero modenese, e per i belgi di Verviers, ma applausi e sorrisi per tutti senza confini.